Quindi oggetto numero 3, interrogo al consigliere Bori, risponde l'assessore Coletto, mobilità passiva e liste d'attesa, agende di prenotazioni chiusi, intendimenti della Giunta regionale. Prego consigliere. Grazie Presidente. Allora, prima di tutto apprezzo l'iniziativa che stanno svolgendo l'assessore Coletto e la Presidente Tesei, infatti hanno preso esempio dai nostri sopralluoghi sanitari all'interno della mobilitazione e stanno visitando le strutture. Arrivano, lo dico simpaticamente, arrivate secondi, però è importante arrivare. Allora, a parte le battute, l'interrogazione riguarda la mobilità passiva e le liste d'attesa, in particolare il tema delle agende di prenotazione chiuse. Io dico che sono contrario ai piani straordinari di abbattimento delle liste d'attesa. A noi non servono dei piani straordinari di abbattimento, ma la normale gestione delle attività. Ora, al di là delle notazioni della Corte dei Conti che segnala che il diritto alla salute è messo in pericolo, cosa su cui concordo, l'inchiesta del Corriere della Sera, Data Room, Milena Gabanelli, che insomma non mi risultano essere una cellula di bolscevichi, fa emergere che ci sono una serie di trucchi per nascondere ritardi sulle prenotazioni. Infatti chiunque di noi ha amici, parenti, conoscenti che lamentano la difficoltà nel prenotare visite, esami, prestazioni sanitarie e contemporaneamente però nei dati questa difficoltà non viene registrata, cioè sembra che tutto vada bene, tutte le prenotazioni avvengono normalmente. In realtà non è così, se no l'indice di fuga dall'Umbria non sarebbe il doppio della media nazionale, invece che il 10 siamo al 20, indice di fuga dei pazienti. L'inchiesta di Data Room segnala che ci sono una serie di trucchi messi in atto per far sembrare che tutto vada bene, in realtà le prenotazioni sono in ritardo o non sono possibili rispetto a ciò che viene richiesto nella ricetta. Infatti nella ricetta viene messa un'urgenza con un tot di giorni, il paziente va a prenotare e gli viene detto no, non chiamare oggi, richiama tra una settimana, 10 giorni, un mese, e però il conto alla rovescia di quei giorni per la prenotazione partono non dalla prima ma dalla seconda chiamata. Quindi viene detto di non registrare oggi la prenotazione ma tra un mese, certo, chiaramente prendendosi quel tempo in più risulta tutto in ordine, quando in ordine assolutamente non è. Noi abbiamo riportato questa inchiesta nell'interrogazione e abbiamo segnalato infatti che anche ad Agenas risultano dei dati non corrispondenti, e proprio per questo abbiamo interrogato la Giunta regionale per sapere se corrisponde a verità che il metodo di calcolo utilizzato per nascondere i ritardi nelle prestazioni viene confermato, se corrisponde a verità il fatto che alcune agende siano chiuse, quindi alcune prestazioni non prenotabili nonostante sia contro legge, la legge 266 del 2005, cosa stanno facendo per arginare il problema dei tempi d'attesa e delle prenotazioni e le agende chiuse, e anche cosa stanno facendo per arginare il fenomeno della mobilità passiva che in questi anni si è invertito. L'Umbria è passata da mobilità attiva a mobilità passiva. Ultima questione che chiediamo è per insieme ai pazienti cosa si sta facendo per arginare la fuga del personale sanitario, tecnico, tutti gli operatori che stanno andando verso le altre regioni, e in particolare abbiamo una domanda rispetto a si è previsto un adeguamento retributivo del personale medico e sanitario che opera nella nostra regione e che se no svalica il confine e va a lavorare altrove. Grazie. Risposta all'assessore Coletto. Grazie Presidente, io mi scuso per la lunghezza della risposta, ma del resto essendoci tante domande, sarebbero più interrogazioni messe insieme, dovrete avere un po' di pazienza.
Per quanto riguarda il calcolo dei tempi di attesa, avviene nel rispetto delle indicazioni ministeriali. Il tempo di attesa tra la data della prescrizione, la data di prenotazione o la data di ingresso nel percorso di tutela dipende dal momento in cui l'utente procede effettivamente alla prenotazione ed è poi influenzata dalla libera scelta dell'utente che decide volontariamente di non entrare nel percorso di tutela se non è disponibile una data per la prenotazione. Nonostante sia stato attivato il percorso per i fragili over 65 oncologici e invalidi, per i quali la zona di garanzia è il distretto di residenza, esistono ancora molti utenti che preferiscono non entrare nel percorso di tutela per poter scegliere dove effettuare le prestazioni. Infine si evidenzia che a livello regionale da sempre si monitora il tempo che gli utenti devono attendere oltre la soglia delle priorità cliniche, l'urgenza 3 giorni, la breve 10 giorni, eccetera. La chiusura delle agende di prenotazione. Le agende di prenotazione per i primi accessi sono aperte nel rispetto delle indicazioni delle classi RAO e non risultano chiuse. Peraltro c'è l'accesso diretto da parte dell'amministrazione pubblica anche per quanto riguarda i privati convenzionali, che vengono gestiti in maniera centrale appunto da punto zero. Il problema relativo ai tempi d'attesa delle prestazioni. La Regione dell'Umbria ha definito uno specifico programma di recupero delle liste d'attesa e il piano di governo delle liste d'attesa sia per le prestazioni ambulatoriali che per le prestazioni chirurgiche. Il programma di recupero delle liste d'attesa richieste dal Ministero prevedeva azioni per le prestazioni di screening che sono state esaudite in toto. Siamo stati l'unica regione che durante il Covid e tuttora riesce ad evadere tutte quante le prestazioni di screening, e rispetto alla prevenzione credo che sia un dato fondamentale. Le prestazioni di specialistica ambulatoriale e le prestazioni di ricovero. La Regione dell'Umbria, nel rispetto delle indicazioni, ha redatto il programma di recupero delle prestazioni per gli anni 2021 e 2022, l'ha trasmesso al Ministero nel luglio del 2023, specificando le azioni di recupero e le prestazioni ambulatoriali e di ricovero, e non quelle di screening, non avendo prestazioni appunto da recuperare di tale tipologia. Nel rispetto del programma di recupero sono stati assegnati gli obiettivi ai direttori generali delle aziende sanitarie. Per il recupero delle liste d'attesa, nel rispetto del GR 437 del 23, sono state definite le azioni per le prestazioni ambulatoriali, nel rispetto del GR sono state appunto implementate le seguenti azioni: monitoraggio periodico della genesi e tipologia dei percorsi di tutela, con incontri con le aziende per il recupero degli stessi, che ha consentito la progressiva riduzione degli stessi. Invero il numero di percorsi di tutela è passato da 82.000 registrati il 35 del 23 a 47.000 registrati il 29.1 del 24. Quindi c'è stata una netta diminuzione. Peraltro va sottolineato che in passato, sto parlando appunto del 2020, abbiamo preso in carico 22.749 pazienti in percorso di tutela pre-Covid, quindi esistevano già allora delle liste d'attesa. L'attivazione dello Smart CUP, la percentuale di prescrizione prenotata attraverso lo Smart CUP è passata dal 3,24 del 22 all'11,42 del 23. Il potenziamento delle piastre ambulatoriali per la presa in carico degli accessi diretti da parte di specialisti, con aumento di volumi della gestione delle prestazioni di secondo livello da parte di specialisti. Il numero delle prese in carico è passato da 276.000 delle annualità 22 a 1.014.000 delle annualità 23. Monitoraggio dei tempi d'attesa e le percentuali di prestazioni evase nei tempi previsti, con progressivo miglioramento delle percentuali di prestazioni erogate nei tempi previsti e riduzione di giorni di inserimento nei percorsi di tutela. Per quanto riguarda i percorsi di tutela, appunto, con RAO programmabile, nel 22 la percentuale rispetto al RAO era passata al 56%, mentre a partire da ottobre 23 è al 100%. Percorsi di tutela con differibile, ad aprile del 23 la percentuale del RAO era al 48%, mentre a partire da dicembre 23 è al 100%. Percorsi di tutela con RAO a 30 differibile, nel giugno 23 il percorso di tutela partiva al 56%, mentre nel dicembre
del 23 è all'87%, con il RAO breve nel dicembre 22 la percentuale era del 38%, mentre a partire da gennaio del 24 il 90%. Siamo passati poi a definire le misure di appropriatezza prescrittiva per il risonanza magnetico nucleare osteoarticolare e le prestazioni di endoscopia digestiva, riunioni interne nelle aziende con il medico di medicina generale per l'analisi dei dati di prescrizione e di erogazione. Sono tenuti più di dieci incontri con i medici delle AFT per analizzare i dati sulla prescrizione e sulla concordanza. Riunioni interne nelle aziende con gli specialisti per l'attivazione e la gestione delle piastre ambulatoriali, per il monitoraggio e la pianificazione dell'offerta. È in corso una revisione del tempario per uniformare i tempi di erogazione delle prestazioni su tutto il territorio regionale. Le prestazioni di ricovero chirurgico a tal fine sono state adottate linee guida regionali per il regolamento della sala operatoria, che non c'erano, che recepito dalle aziende devono provvedere alla stesura del regolamento aziendale nel rispetto delle linee guida nazionali e regionali e procedere con azioni previste per il raggiungimento degli obiettivi previsti, condivisi anche con le organizzazioni sindacali, come ad esempio la centralizzazione del governo delle liste d'attesa, l'efficientamento dei blocchi operatori con pieno utilizzo delle sale operatorie nel rispetto della complessità della casistica e aumento della produttività per il recupero delle liste d'attesa e il rispetto dei tempi previsti delle classi di priorità, con costituzione del gruppo operatorio o comitato di valutazione la programmazione del blocco operatorio in ogni ospedale per la validazione della programmazione operatoria. Questo vale anche per il tipo di operazione, evidentemente classificandola nei vari livelli di complessità. Il completamento di informatizzazione all'interno del percorso chirurgico, inserimento in liste d'attesa, programmazione della sala operatoria e evasione della lista d'attesa. Raccolta di dati e monitoraggio all'interno del percorso chirurgico, monitoraggio dei tempi di utilizzo delle sale, monitoraggio dei tempi di attesa delle prestazioni. Utilizzo corretto di posti letto con separazione del percorso chirurgico urgente da quello programmato. Definire le equip dedicate di sale operatorie anche per favorire la specializzazione degli infermieri di sale operatorie nelle diverse discipline chirurgiche. Per il monitoraggio attiva la task force regionale per il governo della lista d'attesa istituita con determina 11-25 del 2 febbraio 23, per sapere come si intende procedere per compensare l'evidente fenomeno di mobilità. La legge bilancio 30 dicembre 2020, numero 178, recependo quanto già sancito dal patto della salute 2019-2021, ha affidato al Comitato LEA il compito di elaborare un programma nazionale di valutazione e di miglioramento dei processi di mobilità sanitaria al fine di salvaguardare i normali livelli di mobilità e di fornire adeguate alternative per la tutela di un più equo e trasparente accesso alle cure nei casi di mobilità non fisiologica e specifici programmi destinati alle aree di confine nonché ai flussi interregionali per migliorare e sviluppare i servizi di prossimità. Al fine di adempiere al mandato normativo assegnato dal Comitato LEA alla suddetta norma, il Ministero della Salute, in collaborazione con Agenas, ha elaborato linee guida in base alle quali ciascuna regione ha redatto il piano di miglioramento della mobilità sanitaria. La nostra regione, nel mese di settembre, ha provveduto a trasmettere il piano sopraindicato come richiesto al Ministero della Salute. In relazione alle nuove misure da intraprendere, il piano suddetto ha individuato le seguenti categorie prioritarie della mobilità da recuperare: DRG ad alto rischio di inappropriatezza, DRG di media-bassa complessità. Sono stati inoltre individuati i DRG di alta complessità recuperabili che possono essere garantiti all'interno della regione, quali ad esempio quelli relativi alle protesi ortopediche. La regione ha trasmesso una nota alle quattro regioni di confine, Toscana, Emilia Romagna, Marche e Lazio, per avviare i lavori di stipula degli accordi di confine. Le regioni Toscana ed Emilia Romagna sono state già effettuate le prime riunioni per definire appunto un accordo su base triennale con possibilità di rimodulazione in relazione ai dati di monitoraggio periodico. Si potranno valutare ulteriori situazioni come ad esempio quelle degli ospedali pediatrici, in particolare Meyer e Bambin Gesù, per definire attività di collaborazione specifiche.
Tempi brevi sia per il personale sanitario che quello tecnico per evitare la mobilità. Dottore, ha sforato già di 7 minuti. Quanto? Ne ho per altri 7. Io credo che... Non è colpa mia, il consigliere Bori ha fatto parecchie domande, io devo rispondere, giustamente. Un po' di pazienza, Presidente, grazie. Il piano di reclutamento del personale dell'azienda del Servizio Sanitario Regionale, come previsto dalla vigente normativa, viene definito annualmente dalle aziende, con l'adozione appunto del piano triennale del fabbisogno. Il documento, avente carattere programmatorio, individua sulla base degli obiettivi sanitari aziendali, correlati a quelli individuati nella programmazione regionale, le unità di personale che potranno essere reclutate nel corso di ciascun anno di riferimento e in via prospettica si protrae alle successive annualità. A riguardo, al fine di rendere pienamente efficienti le strutture sanitarie aziendali, la Regione ha esortato le aziende ad esprimere nei piani di fabbisogno la massima capacità assunzionale possibile, tenuto conto dei vincoli finanziari posti dalla normativa in essere, in particolare degli obblighi sul rispetto del tetto di spesa del personale. Ricordo sempre che esiste un tetto di spesa che fa riferimento all'anno 2004 meno 1,4% rispetto appunto a teste e costi. D'altro canto sono stati forniti tutti gli ulteriori strumenti consentiti dalla normativa nazionale volti a massimizzare la possibilità assunzionale da parte delle aziende sanitarie regionali. A proposito, vale la pena sottolineare le risorse assegnate da destinare alle assunzioni extra tetto per potenziare l'assistenza territoriale, riordino della rete ospedaliera individuate al DL 34-2020 e sui contenuti sono stati resi operativi con DGR 483 del 2020, il piano appunto di riorganizzazione emergenza Covid, potenziamento della rete ospedaliera. Analogamente sono state assegnate alle aziende sanitarie territoriali le ulteriori risorse previste dall'articolo 1,274 della legge 30 dicembre 2021, numero 234, sempre a destinare assunzioni in deroga ai vincoli di spesa per il personale per l'attuazione degli obiettivi e le finalità di M77 del 23 maggio 2022, in attesa dei nuovi modelli standard di assistenza territoriale di cui la DGR 1329 del 2022. Approvazione appunto del documento di organizzazione assistenziale territoriale in Umbria, come indicato al DM77. Sottolineo in questa sede che Agena sta preparando le dotazioni standard di personale a livello nazionale, per cui reparto per reparto, distretto per distretto, sapremo quali sono le dotazioni minime standard da assegnare per l'efficacia di erogazione appunto delle prestazioni. A breve avremo anche questa indicazione. Si evidenzia infine che la Regione, al fine di fornire alle aziende sanitarie regionali strumenti operativi per consolidare e rendere stabili le preziose risorse umane e professionali che lavorano all'interno del Servizio Sanitario Regionale, oltre che per ridurre la dispersione, lo scorso 18 ottobre 2023 ha sottoscritto e recepito con DGR 1099 del 23 l'accordo attualizzato per la valorizzazione delle professionalità acquisita dal personale che ha prestato servizio durante l'emergenza Covid-19 negli enti di Servizio Sanitario Nazionale mediante l'applicazione dell'articolo 1268 lettera B della legge 30 dicembre 21 numero 234, finalizzato appunto alla stabilizzazione del personale precario, compreso quello amministrativo. Quindi abbiamo sfruttato anche questa opportunità che ci era stata offerta durante il Covid. L'adeguamento retributivo, questo è un problema purtroppo pesantissimo, sappiamo che sono stati tagli pesanti nella sanità, negli ultimi 10 anni sono stati tagliati 37 miliardi e che peraltro questi accordi sono accordi collettivi nazionali che mi auguro che il governo provveda il più presto a fare, ma soprattutto a coprire con le risorse adeguate, valorizzando quello che è il ruolo dei medici, degli infermieri, degli OSS collegati appunto all'erogazione delle prestazioni sanitarie. Preme ricordare inoltre che l'amministrazione regionale, con riferimento all'indennità di pronto soccorso prevista dall'articolo 1,293 della legge 234 del 21, articolo 107,4 dell'accordo collettivo comparto sanità del 21, ha prontamente avviato un confronto con le rappresentanze regionali e le organizzazioni sindacali
allo scopo di definire i criteri di riparto delle risorse, sottoscrivendo in data 14/6/2023 il relativo accordo e procedendo a successivo atto al trasferimento delle risorse alle aziende sanitarie regionali relative al comparto. Infine, in tema di prestazioni aggiuntive richieste dalle aziende al proprio personale medico e sanitario al di fuori del normale orario di lavoro, interessa evidenziare quanto previsto dai commi 218 e 222 della legge 213, legge bilancio 24, e cioè far fronte alla carenza del personale sanitario nelle aziende e negli enti del Servizio Sanitario Nazionale, nonché di ridurre le liste d'attesa e ricorso all'esternalizzazione. Sono state destinate risorse volte ad incrementare il valore delle tariffe orarie e delle prestazioni in argomento. Tale ulteriore strumento normativo consentirà per l'anno 2024 alle aziende sanitarie di valorizzare ulteriormente il lavoro dei propri professionisti. In ultimo, il fenomeno delle liste d'attesa è un fenomeno generale presente purtroppo in tutte le regioni, acuito appunto da un fenomeno che si chiama pandemia, che ha provveduto purtroppo ad implementare quelle che sono le già lunghe liste d'attesa che aumenteranno sempre di più, stanno aumentando sempre di più e sono collegate direttamente all'invecchiamento della popolazione. Per cui è urgente attivare al più presto il PM77, lo stiamo facendo, stiamo aspettando le dotazioni standard da parte del Ministero della Salute in maniera tale da rendere l'erogazione standard come avviene a livello nazionale. Grazie. Prego, consigliere Bori. Grazie. Allora, intanto vorrei ricordare che durante il congresso della Democrazia Cristiana, per consentire di trovare un accordo tra le varie correnti, Aldo Moro parlò continuativamente 7 ore. Adesso dovremo un po' imparare, però sulla strada ci siamo. Allora, assessore, io confermo una grave preoccupazione. La prima: io sono contrario ai piani straordinari di abbattimento delle liste d'attesa, perché noi dobbiamo andare su una gestione ordinaria delle liste d'attesa e non i piani straordinari. Ora, dai dati risulta che in Umbria il 97% delle TAC viene erogata nei tempi giusti. Il 87% delle risonanze magnetiche vengono fatte nel tempo giusto, il 90% le ecografie, il 94% le visite cardiologiche. Ora, perché do questi dati? Perché questi dati cozzano con la realtà. Noi stiamo in questa mobilitazione sanitaria, stiamo parlando con gli operatori e i pazienti. Tutti lamentano il fatto che non c'è corrispondenza tra la prenotazione e quando vengono fatte le visite. Allora io glielo segnalo, perché questi dati sono fuori dalla realtà, e gli segnalo che l'inchiesta del Corriere della Sera di Milena Gabanelli in Data Room spiega anche il perché. Le chiedo di verificare, di approfondire, perché se c'è una gestione non adeguata da parte di Punto Zero o se ci sono dei trucchi messi in atto per manipolare la questione delle liste d'attesa, va approfondito. Lì spiegano il come. Se lei domani prenota, cerca di prenotare una visita cardiologica e le dicono no, oggi non può prenotare ma richiami tra 10 giorni, quando lei richiama tra 10 giorni hanno liberato lo slot e gliela danno subito, quindi risulta in maniera fittizia, artificiosa, una corrispondenza tra prenotazione della visita e tempi di attesa. Questa io glielo segnalo, gliel'ho segnalato qui in maniera formale, le chiedo di approfondire perché così non va. A noi non interessa che sia scritto sui report un dato che poi non corrisponde alla realtà e che lamentano tanto gli operatori quanto i pazienti. Grazie.